Siamo con Davide Carpano, avvocato, consigliere della Marina. Le manifestazioni da 10 anni ormai sono il suo fior all'occhiello, in qualche modo. Ecco, facciamo un bilancio di questi 10 anni. Sì, io devo dire che sono stato 10 anni felicemente con Giacomo Chiappori, col quale ho condiviso la delega al turismo e alle manifestazioni. Ho scelto di correre con Cristiano perché lo considero una brava persona, prima di tutto, un ottimo politico e ho avuto modo in questi 10 anni di conoscerlo profondamente e quindi lo ringrazio per avermi coinvolto in questa campagna elettorale. Sì, le manifestazioni in questi 10 anni le ho curate io, a parte gli ultimi 2 anni per le note vicende Covid, che non ho potuto organizzare. Molto perché le restrizioni erano abbastanza impegnative ed erano molto, molto limitanti per le aggregazioni. Io ho iniziato 10 anni fa con Zelig, con gli spettacoli dei comici e che poi hanno proseguito negli anni con l'estate musicale, che inizialmente era una manifestazione di musica, poi da 3-4 anni si è allargata anche per ricevere i comici, per parlare di musica e quindi si è ampliata questa manifestazione. Poi una delle cose che ho fatto che più mi gratifica è sicuramente la Gran Fondo di Diano Marina, che è stata dedicata e l'ho voluta dedicare perché, come avete visto nella mia presentazione, anch'io sono stato un ciclista. E non troppo competitivo, però la bicicletta mi è sempre piaciuta come sport e ho voluto ricordare il nonno di Bonifazio, i due ciclisti professionisti che abbiamo a Diano Marina che corrono in Francia e ho voluto ricordare un mio amico amatore Carmelo Cirino, al quale abbiamo dedicato anche per lui un traguardo femminile sul monte più alto della Gran Fondo. L'ultima cosa che è stata per me una scommessa, e devo ringraziare il sindaco Chiappori, quando io 4-5 anni fa sono entrato nel suo ufficio e ho detto: perché non riproviamo a fare aromatica? È stata una scommessa, anche perché il sindaco mi ha dato ampia fiducia e l'ha ribadito nell'ultima presentazione. E credo che questa sia stato un grosso successo. È un successo che comunque deve continuare anche per il futuro, anche per le prossime amministrazioni, perché è diventata la manifestazione di Diano Marina, dove coinvolge un sacco di esercizi e coinvolge un sacco di turisti. All'ultima edizione noi abbiamo avuto turisti che si sono ripresentati a Diano Marina proprio in occasione di Aromatica. Ecco, a giorni ci sarà l'ultima manifestazione, diciamo, del calendario vianese, il Wind Festival, ecco. Sì, il Wind Festival è una manifestazione che è nata in occasione del gemellaggio in Spagna e il sindaco ha voluto scommettere su questo tipo di turismo di nicchia perché noi, beneficiando, diciamo, del Golfo, abbiamo delle condizioni favorevoli per far eccellere i campioni che vengono a surfeggiare queste onde e quindi anche questa manifestazione, diciamo, raccoglie un turismo di elite, ma pur sempre un turismo che va a arricchire le casse dei dianesi. Nel caso dovesse essere rieletto, quali saranno le sue priorità? Ma le mie priorità, non ho fatto alcun discorso con Cristiano, non ho fatto nessuna richiesta a Cristiano, mi metterò a disposizione di Cristiano come ho fatto per il sindaco. Per Chiappori farò lo stesso per Cristiano, perché non bisogna in questo momento pensare a mettere in difficoltà il candidato sindaco con richieste. In questo momento bisogna andare a fare la campagna elettorale, a cercare i voti e a cercare le preferenze.